Io venni a presentare per Lessico, diventare europeo alle origini, più di 30 anni fa, e durante il giorno molto volentieri, quindi grazie di questo onore, per presentare il libro di un vecchio amico, un libro difficile, come ogni libro serio, un libro io direi classico, perché i temi della coscienza, spesso una coscienza infelice, si intersecano, tornano, spariscono e riappaiono con direttive di ricerca estremamente complesse, non solo testi filosofici, ma testi psicologici, giuridici, l'attenzione a tutta una serie di sentenze sia delle corti americane sia delle corti europee. Non era venuto il sospetto che la rete, come poco fa Carlo mi diceva, l'abbia aiutato, anche perché in realtà ritengo che la rete, più che aiutare, danneggi se uno non ha la testa per selezionare la quantità di materiale che la rete offre. Il libro funziona classico perché è una storia della coscienza e dei suoi usi, questo è molto importante. Uno si trova in un primo capitolo spiazzante perché siamo in pieno Settecento, siamo nel pieno delle guerre di indipendenza negli Stati Uniti, all'interno delle polemiche sollevate in merito all'obiezione di coscienza rispetto al servizio militare di minoranze religiose. Quindi si entra in medias res in un settore che noi non ci aspetteremmo come prologo a un libro sulla coscienza, che in realtà pone problemi più classici che torneranno negli ultimi capitoli. E non potendo dare le tue conto, non potrei fare il verso a Carlo Augusto Viano, sarebbe pretesa assurda da parte mia. Ci sono però dei motivi che vanno sottolineati, come mettere in evidenza che nelle polemiche e nel riconoscimento dei diritti dell'obiezione di coscienza all'interno delle Costituzioni americane del secondo Settecento, il tema sia sempre fortemente connesso a una giustificazione di carattere religioso. Non è quindi una obiezione di coscienza affermata come diritto in sé, ma come diritto che deriva dall'adesione ad una confessione religiosa, che costituisce un limite molto importante. E non a caso sottolinea poi Viano, alla fine del Settecento le costituzioni tanto statunitensi quanto le costituzioni via via coniate dalla Rivoluzione francese non fanno più appello alla libertà di coscienza, proprio perché cadono dei motivi e dei referenti in questo senso. Poi l'opera, che comincia in questa maniera un po' spiazzante, appunto dicevo, portandoci nel pieno delle lotte per l'indipendenza americana del Settecento, torna alle origini del tema della coscienza, e quindi al mondo greco, al rapporto fra la coscienza, phineidesis, con il conoscere stesso socratico platonico, ma soprattutto anche qui mi sembra che in questo itinerario due aspetti vale la pena sottolineare, che mi sembrano anche particolarmente originali: la posizione di Cicerone e la posizione di Paolo di Tarso. Cicerone, di cui è rivendicata una posizione centrale
nell'elaborazione del concetto di coscienza, coscienza in senso morale, grande la forza del... studiato, il Cicerone studiato nelle sue arringhe, sia pure poi scritte a casa, meditate, ma nelle sue arringhe, in un'attività cioè professionale di avvocato, non nelle opere filosofiche, un Cicerone diremo militante, che difende appunto grande la forza della coscienza, che non fa temere nulla a quelli che non hanno fatto nulla, nulla di male, a quelli che hanno trasgredito la fa continuamente sventolare la pena di fronte agli occhi. Un'idea forte di coscienza che costituisce in qualche modo una caratteristica originale, rifiuta in fondo di entrare nella polemica se vi siano matrici stoiche o meno in questo concetto, perché in realtà qui siamo di fronte ad una coscienza che interviene, diciamo, quando le leggi non bastano, coscienza nella quale c'è il frutto delle azioni più belle, che è una posizione di particolare rilievo, mette in evidenza Viano, perché appunto salvo pochi cenni e dubbi e salvo una testimonianza isolata di Polibio non sappiamo nulla di preciso. Qualcosa che assomiglia alla coscienza morale espressa con parole come synesis e synedesis non si trova più fino ai testi dell'ultimo Cicerone. Questa questione di Cicerone particolarmente forte, e ripeto, un Cicerone militante, un Cicerone oratore, avvocato, è una delle parti anche più originali della ricerca della storia sotterranea o espressa della coscienza nel mondo antico. L'altro aspetto appunto è Paolo. Anche qui mi sembra di particolare importanza Paolo, che eredita evidentemente elementi sia greci che giudaici, ma Paolo che usa ben 14 volte il termine synesis, 8 delle quali dedicate al problema se si possono mangiare le carni sacrificate agli idoli, gli idolopiti. Perché è il problema che nasce nelle comunità ebraiche dove avviene la prima predicazione di Paolo, se è possibile per gli ebraici, non è possibile condividere con i pagani il pasto sacrificale. Ed ecco allora che il richiamo alla coscienza diventa per Paolo fondamentale e giustamente mette in evidenza Viano come il problema della coscienza in Paolo si levi al problema della salvezza, e quindi è la soteriologia che dà al tema della coscienza in Paolo una posizione particolarmente importante e particolarmente originale. Il Kitter dedica una lunga voce a Synedesis e appunto mette in evidenza l'originalità della posizione paolina all'interno anche della storia della riflessione religiosa, con un grande senso, lo mette in evidenza Viano, della scoperta e la necessità di rispettare la coscienza altrui, cui puoi mangiare liberamente, perché non sei sottoposto, tu cristiano, alla legge ebraica, le carni dedicate agli idoli, ma se qualche confratello ebreo obietta, non devi mangiarla, perché devi rispettare questa coscienza debole del confratello ebreo. È molto bella, ripeto, questa posizione paolina
messa in evidenza in maniera molto efficace da Viano, non solo la coscienza quindi come unica via verso la salvezza, Paolo consigliava di frequentare liberamente le persone, anche i pagani, di mangiare con loro anche le carni che provenivano da sacrifici idolatrici, finché qualcuno non poneva la questione, senza porci domande per ragioni di coscienza. L'importante, diceva Paolo, lo sottolinea Viano, è non offendere né i giudei né i greci né la Chiesa di Dio. Questa posizione della, e non a caso del resto sul tema della coscienza e della salvezza in Paolo si snoderà gran parte della riflessione teologica cristiana, da Agostino alla Riforma, dalla Riforma al Giansenismo e via. Una posizione importante ha poi Agostino, dove in qualche modo Viano mette in evidenza come si venga a svuotare un concetto ricco di coscienza, perché lo sguardo di Dio, diciamo così, svuota la coscienza di una sua autonomia e la riempie del suo sguardo, il Dio occhiuto, ci dice efficacemente Viano, che finalmente giunge a rivelarci del perché questo titolo, la scintilla di Caino, perché che ci ha lasciato in piedi la nostra coscienza, perché non arrivavamo a capire questa scintilla di Caino da dove derivava, ed è la esegesi del tetramorfo della, in apertura della visione di Ezechiele, dove appunto l'aquila viene a rappresentare per Girolamo la scintilla conscienzie. Girolamo che la confonde con sintesim, che è parola greca che ha tutt'altro significato, poi avrà una storia come vedremo. Scintilla coscienzie appunto, che nemmeno si può annullare nella coscienza di Caino. I teologi medievali approfondiranno il tema dicendo non si annulla nemmeno nei demoni, perché anche nei demoni c'è la distinzione fra bene e male, anche se fanno assiduamente il male. Quindi questo punto in cui Dio in qualche modo, diranno poi coloro medievali, rivendendo un dire agostiniani, ha impresso la sua immagine. Ed è questo tema della scintilla di Caino che è assunto dalle sentenze di Pietro Lombardo nel secondo libro, diventerà poi un tema su cui costantemente si impegneranno i teologi medievali, tutti impegnati per motivi accademici, dando che sono professori, a commentare le sentenze. Quindi su quel capitolo del secondo libro, la scintilla di Caino, tornano tutti i teologi medievali con forti assonanze a motivi agostiniani, per cui diventa a volte la scintilla rationis della ratio superior, di quella parte cioè che è direttamente illuminata dalla luce divina. Varie interpretazioni che però tutte conducono a che cosa? Conducono a riscoprire, cioè a coniare una strana parola che avrà una grande fortuna, che non trova riscontro diretto nel mondo greco, ma che è una creazione del secolo XII, forse della glossa ordinaria, la sindesis, e sulla sindesis c'è tutta
scritta, una letteratura soprattutto in rapporto a quel passo di Girolamo, cui appunto ho fatto cenno, e la sintesi diventa un modicum lumen, diventa un habitus, riprendendo il concetto anche aristotelico di exis, ed è in questo luogo supremo della ratio umana che si manifesta anche, e qui mette in evidenza con efficacia Viano, il tema della legge naturale come fondamento dei principi morali che sono collocati in questa parte superiore dell'anima, che è appunto la sinteresis, come una operazione che è propria di Alberto Magno, e anche qui fa bene Viano a mettere in evidenza la questione originale di Alberto Magno, che è stato dichiarato Magno ma è stato sempre considerato marginale, importante solo perché è maestro di Tommaso d'Aquino, mentre invece ha una posizione assolutamente cruciale nella cultura del secolo XIII. E con Alberto Magno non solo viene collocato nella sintesi, nel naturale judicatorium, viene collocata la legge naturale, ma avviene un'operazione importante in quanto la coscienza sintesi come luogo dei principi della conoscenza morale si distingue dalla coscienza pratica, la quale deve mettere in evidenza e in atto i principi morali. Abbiamo una scissione che avrà una sua storia importante: da un lato precisamente i principi morali incancellabili anche nell'animo del malvagio, e l'altra la coscienza pratica come capacità di affermare e realizzare dei principi. Giustamente se ne ricorderà Kant, come mette in evidenza Viano in altra parte. E sintesi, appunto, interessante tema che durerà a lungo. Ancora in un lessico, un importante lessico che esce nel 1649, il Floretum di Antoine Leroy, c'è una bella sintesi di questo percorso carsico indicato e ricostruito con tanta dottrina da Carlo Augusto Viano. Sinteresis, dice, Grece, e qui non si pone problema di registro, almeno per tutti, dici potest latine collectio vel electio cum algo, quindi è il sum. O anche alibi come lezione, ut et conscientia secundum vin nominis, quindi una coscienza secondo la etimologia, che è cum scienza. La sintesi è un habitus naturale, benché alcuni abbiano affermato che è solo una potenza ratione altiorem, una potenza più alta della ragione, mentre altri dicono che è la stessa ragione, non come ragione operativa, ma come natura. Si dice che la sintesi spinge al bene e critica il male, in quanto attraverso i mini principi noi procediamo nel nostro giudizio, nella nostra operazione,
E questo dimostra che non è potenza, ma è un habitus. Doppio, in due maniere si può assumere il termine coscienza: una per pro naturali habitu principiorum, operabilium, come luogo dei principi dell'operare, quem vocant sinteresi, e in questo senso come luogo dei principi della sinteresi, altra volta il termine coscienza è preso come un habitus che ci obbliga, ci istiga, ci accusa e ci crea rimorsi. È forse l'ultima traccia importante della fortuna del termine sindesis nella cultura del 600, ormai appunto omologata. Pagine importanti ovviamente non potevano non esserci per le guerre di religione, ma prima ancora per mettere in evidenza come le opposte posizioni di Erasmo e di Lutero in realtà avessero un motivo comune di staccare la coscienza dalla legge ecclesiastica positiva, ma da un lato abbiamo il piacere della tranquilla coscienza di Erasmo che si contrappone alla coscienza che non ci lascia dormire, che ci angoscia, di Lutero e di Calvino. Seguono appunto il tema della coscienza, non poteva non ricomparire nelle guerre di religione che, malgrado già che l'editto di Amboise del 1563 riconoscesse la libertà di coscienza per i riformati, in realtà il problema si protrae lungo tutte le guerre di religione in Francia sotto l'occhio divertito e disilluso di Montaigne, il quale sapeva che il mondo politico è fatto di inganno, di truffa, e quindi non riguarda la nostra coscienza interiore. L'attività pubblica, dice con un sintagma efficacissimo Montaigne, che verrà ripreso e sviluppato da Chalon, nell'attività pubblica noi inviamo la coscienza al bordello. Non c'è più coscienza. La coscienza si rivela e si manifesta nella sua universalità e razionalità solo quando io mi chiudo nel mio studio, nella mia biblioteca, e lì sono di fronte a me stesso e mi giudico in base a parametri che non sono quelli della vita pubblica. Questa posizione di Montaigne che dice io sindaco di Bordeaux non sono il Montaigne, io che studio nel mio studio, questa posizione è alla radice dell'etica moderna che rifiuta ogni fondamento trascendente alle norme positive e le rende soltanto un effetto della volontà di potenza del gruppo dominante, e quindi nella posizione da un lato conservatrice, dall'altra rivoluzionaria di Montaigne, noi abbiamo la duplicità di un momento storico di particolare delicatezza. Poi Viana si sposta nell'ambito a lui più caro, l'ambito inglese, l'ambito che conosce, è stato ricordato quel fondamentale libro del 60, Locke per il razionalismo e l'illuminismo, ma che non è solo Locke, è l'ambiente inglese che affascina giustamente Viano, rivalutando la figura di Hooker, personaggio diventato assai lontano dagli interessi degli storici della cultura inglese, Hooker e poi tutta la polemica fra il potere regio e i vescovi, in fondo poi Giacomo I non capisce bene perché deve tanto litigare per lo segno che si chiede alle leggi dei vescovi, quando questo non implica la coscienza è un'altra cosa. Lungo un processo
di privatizzazione della coscienza, dice Viano con una formula efficace, di cui esponente massimo, diciamo, anche se non innovatore, è Locke, ma tutta la ricostruzione dell'ambiente delle guerre civili è molto importante, Milton con la Neopagitica, la difesa delle sue posizioni sul divorzio come difesa della libertà di espressione, ricordiamoci che l'Europagitica sarà fatta tradurre da Croce nel 1933 e inserita nella Biblioteca di Cultura Moderna, questo grande appello alla libertà di espressione di stampa. Ma mi permettete ancora, io vorrei, c'è un altro senso di coscienza che non doveva riguardare di per sé il libro La ricerca di Viano, qui però è opportuno fare riferimento alla coscienza come autocoscienza, la coscienza come coscienza di sé inseparabile dal pensiero. Bene, questo uso di coscienza estremamente originale in Locke non ha possibilità di essere tradotto nella lingua moderna. Cost, nel tradurre il saggio intelletto umano, dice non abbiamo in francese conscienza, è un'altra cosa, ma è un principio morale, e propone alla fine di usare sì conscience, ma diviso con un con puntino science, per sottolineare la differenza che poneva tra la coscienza come inseparabile dal pensiero e la coscienza morale. E Leibniz, nel discutere con Locke, prova di neologismi, conscienciosité, cioè il tentativo del francese, che è la lingua d'uso in questo momento, di adeguarsi ad una novità concettuale. È un tema che dovrebbe far meditare su come appunto il linguaggio significhi anche una diversa, la geografia dei linguaggi, una diversa geografia culturale. Ma dopo aver parlato di Hobbes, della sua diffidenza per la libertà di coscienza, si passa all'ambito tedesco, Kant. L'ambito tedesco, giustamente, per uno specialista di medicina inglese, mi sta antipatico. Sto Kant con la voce profonda, terribile della coscienza, questo Kant che è fra scolastica e barocchismo, secondo alcune espressioni forti di Viano. Questo Kant in cui la coscienza da giudice diventa procuratore, giudice di sorveglianza, accusatrice, procuratore, erano queste le figure con le quali Kant interpretava la metafora giudiziaria tradizionale con cui si era resa l'idea di coscienza. Importanti pagine sulla polemica antichi moderni, perché effettivamente anche questo è un aspetto non sempre, diciamo, testi non sempre e non più frequentati dagli storici della filosofia, questa idea che veniva in costante, dove appunto nasce la distinzione fra la coscienza antica come coscienza dell'importanza personale e quella moderna come esercizio di diritti politici. Per cui c'è da un lato la coscienza del soggetto dell'importanza personale, dall'altro il godimento dei diritti. Il congiro della coscienza individuale via via sostituita dalla felicità collettiva e dai diritti individuali. Con una svolta importante nascono i grandi movimenti operai in questo periodo, quindi c'è sullo sfondo questo tema che non è
non è immaginare. Poi, ma ne parleranno i colleghi, torna questo fiume carsico della coscienza, torna al problema dei guacchi, dell'obiezione di coscienza, lungo la guerra del Novecento, la seconda guerra mondiale, la guerra di Corea, l'aumento progressivo impressionante. La seconda guerra mondiale c'era il 15% degli obiettori di coscienza negli Stati Uniti, la guerra di Corea l'1,5%. E poi i problemi della obiezione di coscienza all'interno della medicina, dalla guerra, dalle battaglie per le grandi malattie infettive fino a giù ai problemi della bioetica, in cui sono persone qui interessate. Vorrei solo, concludendo, dire che Viano nella sua prefazione ferma qui il discorso della coscienza. In realtà c'è una pagina finale che mi sembra che Viano, per modestia, non ha ricordato, ma che mi sembra anche decisiva. Le ambiguità proprie della coscienza emergono anche in altro settore, in cui l'obiezione di coscienza non si presenta esplicitamente come tale e non è mai stata teorizzata. Si tratta della vita politica, soprattutto nei governi rappresentativi. Talvolta accade che i partiti lasciano ai loro deputati libertà di coscienza, cioè consentano loro di votare senza indicazione di partito o in modo difformi da questa, se c'è. In questi casi i deputati votano come la loro coscienza detta. In particolare per i temi eticamente sensibili, brutta espressione, dice giustamente Viano, per indicare una specie di irritabilità morale. In realtà poi, continua, si scopre che si tratta delle stesse questioni, a proposito delle quali si è rivendicata l'obiezione di coscienza sanitaria, e si scopre che i contenuti di coscienza in base ai quali votano i deputati sono quasi sempre o sempre conformi alle indicazioni della Chiesa Cattolica. Il richiamo alla coscienza serve solo a mettere al riparo quelle indicazioni da qualsiasi discussione pubblica. Mai, come in questi casi, sono le parole conclusive, mai come in questi casi il carattere fittizio del richiamo alla coscienza, perché mai come in questi casi il comportamento di coloro i quali si richiamano alla coscienza è infallibilmente prevedibile in base ai loro interessi, tutt'altro che interiori. È quest'ultimo stadio della scala di finzioni lungo la quale l'uso della coscienza si degrada, che è un messaggio che ci invita a meditare come appunto si faccia oggi uso, direi strano, della coscienza. Grazie.